Allora, beh, come Slow Food internazionale noi riteniamo che il rapporto con Città Slow sia un rapporto strategico, che, da cui ognuna delle due realtà può trarre molto e insieme possiamo raggiungere dei grandissimi risultati. Per il futuro immediato vediamo soprattutto tre obiettivi strategici che possiamo darci insieme. Il primo ovviamente è proseguire sul livello di collaborazione a livello locale che già esiste ed è un esempio virtuoso tra le comunità del cibo, i convivi Slow Food e le amministrazioni Città Slow. Il secondo obiettivo invece, che secondo me è importantissimo ed è importantissimo per Slow Food, è quello del sostegno al progetto dei Mille Orti. Il progetto dei Mille Orti nasce il dicembre dell'anno scorso e avrà durata biennale, arriverà fino al prossimo Salone del Gusto e Terra Madre, e nasce proprio con l'idea di portare in Africa il concetto della sovranità alimentare e quindi costruire Mille Orti insieme alle comunità del cibo di Terra Madre e con l'assistenza degli studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche per realizzare degli orti gestiti localmente per recuperare i saperi tradizionali, le sementi tradizionali, lavorando sia a livello di comunità che a livello di scuole. È un progetto decisamente innovativo, sarà interamente gestito dalle comunità del cibo attraverso il lavoro volontario, così come avviene per tutte le attività che fa Slow Food e con il coordinamento della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Noi crediamo che unire gli intenti e avere il supporto di Città Slow per sostenere questo progetto sia assolutamente importante. E poi un terzo obiettivo strategico che vorremmo darci insieme a Città Slow è quello di sostenere la nostra battaglia perché la nuova politica agraria comune dell'Unione Europea sia una politica buona, pulita e giusta, che aiuti i giovani ad avvicinarsi di nuovo al mondo dell'agricoltura, visto che oggi il mondo rurale sta soffrendo una diaspora verso le città in tutti i paesi, specialmente quelli di nuova adesione all'Unione Europea. Slow Food ha in programma una grande manifestazione il prossimo aprile-maggio del 2012 a Bruxelles. Siamo sicuri che anche in questo campo potremo contare sull'appoggio e sul supporto di Città Slow.